Dopo lo speciale andato in onda ieri sera su Canale 5, La guerra dei 20 anni, Ruby, ultimo atto, nel quale è stata data la possibilità a Silvio Berlusconi di ribadire e avvalorare le sue tesi sul caso Bunga Bunga, stamane al Tribunale di Milano è scesa in campo l'accusa, capitanata dal PMI da Bocassini, la quale ha riaffermato che non c'è dubbio che Karima El Maruk abbia fatto sesso con Berlusconi e ne abbia ricevuto dei benefici. Il PM fa riferimento in particolar modo alle prove sulla presunta prostituzione della marocchina, la quale avrebbe una disponibilità in denaro che altrimenti non potrebbe avere. Difficile poter credere, continua il PM Bocassini, che una ragazza possa avere 1000 euro in tasca facendo animazione, che vuol dire far ridere clienti stupidi. Ad avvalorare la tesi, la disponibilità nelle mani di Ruby di banconote da 500 euro e il ricevimento di SMS da clienti decisamente imbarazzanti. Riguardo invece all'età della ragazza marocchina, spacciatasi per maggiorenne quando non lo era, Ida Bocassini è convinta che sia Berlusconi che Emilio Fede fossero a conoscenza, ai tempi delle cene di Arcore, della sua minore età. Emilio Fede, in particolare, presidente del concorso di bellezza a cui Ruby aveva partecipato, non poteva non sapere. Non da ultime le parole dedicate alla giovane marocchina, la quale, citando frasi del PM, è stata vittima del sogno italiano in negativo e il suo unico sogno era quello di entrare nel mondo dello spettacolo e fare soldi.